piccolo gruppo di misteriosi, lucenti figure femminili rischiara la pittura olandese della metà del Seicento. Sono le fanciulle dipinte da Jan Vermeer, ai suoi tempi celebrato proprio per le affascinanti immagini di ragazze. Le circostanze biografiche hanno voluto che il pittore di Delft sia vissuto circondato da una piccola folla di donne, madre, sorelle, moglie, suocera, numerose figlie, ma l'identità delle sue modelle resiste a ogni congettura. Scarse sono le notizie sulla sua vita: il padre, locandiere, praticava il commercio di dipinti. Vermeer ebbe 10 figli, ma siamo informati soprattutto attraverso documenti che fanno luce sulla quotazione delle sue opere, delle difficoltà economiche che lo costrinsero verso la fine della sua vita a rinunciare alla sua attività di mercante pittore. Seguendo le orme del padre, Vermeer fu anche un mercante d'arte a Delft. Non esistono documenti sulla sua formazione artistica o sul suo apprendistato, ma nel 1653 divenne maestro della Corporazione di San Luca a Delft, di cui sarebbe stato a capo per 4 volte. Sebbene fosse molto apprezzato in vita, alla sua morte nel 1675 era fortemente indebitato. Solo alla fine del XIX secolo Vermeer raggiunse una fama diffusa per le sue scene di genere intimo e i suoi tranquilli paesaggi urbani. La ragazza con cappello rosso è un dipinto a olio su tavola databile al 1655 circa e conservato nella National Gallery di Washington. È una delle opere più piccole di Johan Vermeer ed è dipinta su tavola anziché sulla consueta tela. La ragazza si è girata sulla sedia e interagisce con lo spettatore attraverso il suo sguardo diretto, ritratta con insolita spontaneità e informalità. L'uso squisito del colore da parte dell'artista è la caratteristica più evidente di questo dipinto, sia per gli effetti compositivi che per quelli psicologici. Vermeer concentra i due colori principali in due aree distinte: un rosso vibrante per il cappello e un blu sontuoso per la veste. La ragazza sembra accolta in un'istantanea, in una posa immediata e informale, con le labbra languidamente dischiuse. Indossa due orecchini di perle e un mantello azzurro al di sopra di un alto colletto bianco. Il braccio destro è poggiato all'altezza della cornice del dipinto, sullo schienale di una sedia di cui si vedono solo le estremità con teste leonine, come se la ragazza stesse seduta su un'altra sedia non raffigurata. Lo sfondo è una sorta di razzo. Nelle trame del disegno, vagamente leggibile, si trova la sigla che rimanda all'artista. Vermeer non può essere considerato solamente un ritrattista, ma nella sua produzione trovano posto splendidi esempi di ritratti in cui il palpito di vita è presente attraverso piccoli tocchi di biacca. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!